Prima ancora di votare, prima ancora di arrivare alla consultazione elettorale, l'avvocato Gianluca Pomante un record l'ha già stabilito. Si è abituati infatti, nella storia politica italiana, a vedere cambi di casacca e cambi di schieramento dopo le elezioni. Rarissimamente è successo prima. L'avvocato Pomante, invece, dato da alcune ripetute anticipazioni di stampa come sicuro candidato grillino alla carica di sindaco del comune di Teramo, lascia i grillini e si candida con un gruppo civico. Per carità, cambiare opinione è sintomo di intelligenza e di riflessione, però magari farlo in tempi così veloci. Al neo candidato sindaco, però, per ora del gruppo civico, vogliamo chiedere, in una sorta di operazione trasparenza, prima di cominciare a parlare di liste, potrebbe esattamente definire chi siano i referenti delle liste che lo appoggiano e soprattutto se e quanti di loro abbiano avuto condanne penali, se e quanti di loro abbiano avuto condanne penali e per quale reato siano stati condannati? Avvocato Pomante, faccia una grande operazione trasparenza, ci dica esattamente chi la appoggia, chi c'è dietro le liste civiche che la portano e che cosa hanno fatto fino ad oggi, curriculum in positivo e in negativo. Secondo me c'è qualche sorpresa. Via l'Italia.